Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata degli ultimi arrivi. Purtroppo ragazzi, questa potrebbe essere la puntata più povera, almeno per quanto riguarda il numero di cose da vedere, non per quanto riguarda quello che dobbiamo vedere, ma sono veramente poche le cose prese questo mese. Ho avuto un sacco di spese, un sacco di lavoro, poco tempo, però ho recuperato delle cose interessanti, ecco infatti perché qui abbiamo il nostro teschio, perché è una puntata un po' così e probabilmente sarà un po' così anche la sigla. Vediamo che cosa ci ha preparato il nostro regista, vai con la sigla. Questa sigla che lui faceva ogni volta che le puntate erano scarse, vabbè, gliela perdoniamo per questo mese. Andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta questo mese. Non ci sono giochi del mese, giustamente, una puntata povera, potevano esserci giochi del mese, no, ma cominciamo da recuperi perché lì c'è qualcosa di veramente molto interessante, quindi vai con i recuperi. Prima di vedere la cosa interessante, vi faccio vedere un gioco che ho trovato al mercato, ragazzi, al mercato dove vendono solitamente CD di musica, c'era un gioco per Xbox One. Me lo sono preso. Il gioco è questo qua, Immortal Unchained, era lì su questo banchetto, 5 euro. Strano, ho detto, ma lo prendiamo, vediamo un po'. L'ho preso e il gioco è una specie di Dark Souls però con le armi da fuoco, e infatti come in Dark Souls è tutto difficile, già solo camminare in un terreno vuoto è difficile perché è pieno di trappole, nemici difficilissimi, ma a differenza di Dark Souls qui si utilizzano armi da fuoco, infatti voi dovrete cercare di trovare, oltre a varie armi diverse, anche i colpi per queste armi, perché sono anche abbastanza scarsi. Gioco molto molto difficile, graficamente non eccelso, non ci sono grandi effetti di luce, anche le ombre non sono gestite benissimo. Almeno gira a 60 fotogrammi, almeno su Xbox Series X o Xbox One X, perché sull'Xbox normale non ci arriva. Ogni tanto ci sono delle fasi in cui si blocca, però diciamo che in generale gira abbastanza bene. A me questo genere di giochi non mi piace, però ho voluto provarlo, anche perché ho preso questo giochino, l'ho provato, ma non è che l'ho finito, ci ho giocato 5 minuti, mi hanno ammazzato subito, dopo 2-3 volte che mi hanno ammazzato l'ho conservato, quindi non possiamo farci una vera e propria recensione, però a chi ama i giochi alla Dark Souls ma vuole qualcosa di un po' di diverso, questo potrebbe essere interessante. Io l'ho pagato 5 euro in questo mercato, l'ho tenuto abbastanza bene, quindi diciamo un buon recupero. E andiamo al pezzo forte di questo mese, che è qua sotto, perché è una scatola gigantesca. Eccola qua ragazzi, bellissima, la Collector Edition di Street Fighter 6, collectorona, che all'uscita costava la bellezza di 300 euro e hanno messo in offerta questa collector su Amazon a soli 100 euro e quindi non potevo lasciarla là a un terzo del prezzo. All'interno di questo scatolone ci sono ben due statue, come potete vedere dal disegno dietro, due statue più altri contenuti, più la steelbook, l'artbook, tra l'altro il gioco è all'interno della steelbook. Lo so che la puntata è scarsa e vi dovrei fare l'unboxing, però non ve lo vado a fare. Questa è la versione PlayStation 5, veramente una collector molto molto ricca. Dispiace solo che non c'è il gioco in versione normale, ma dentro alle steelbook, come vedete qui dietro, quando ci sono i giochi con le steelbook alcuni sono abbastanza anonimi, non si capisce manco perché console sono, perciò non mi piacciono tantissimo, diciamo, se non c'è almeno una sovracover che fa capire per quale console è, però va bene, meglio di niente. Ci sono collector che non hanno manco il gioco, almeno qui il gioco c'è. Veramente molto molto bella questa collector, ragazzi, voglio farvi notare che ci sono le firme, penso dei combattenti qui sopra la scatola, sia qui sia qua, ma soprattutto sui lati, di qua si vede meglio, c'è il codice a barre che penso che non sia quello vero, e sopra il codice a barre sembra come se l'avesse firmato qualcuno, è una cosa carina che volevo farvi notare.
È veramente una bellissima collector, a questo prezzo vi consiglio di prenderla, anche perché il gioco è veramente bello, penso che lo conoscete tutti, Street Fighter. Questo è il sesto capitolo, con la possibilità di creare il vostro combattente da zero. E infatti le due statue che sono all'interno non sono di due personaggi, ma sono di due personaggi che sono stati creati e poi fatti crescere nel, diciamo, nei vari combattimenti di questo bellissimo picchiaduro. Grafica poligonale, ma come se fosse un gioco bidimensionale, un po' come ormai ci stanno abituando da un po' di tempo. A partire da Mortal Kombat hanno cominciato a farlo così, e poi l'hanno seguito tutti, King of Fighters, Street Fighter appunto, tutto con questo bellissimo stile poligonale ma che sembra bidimensionale, che a me piace parecchio. Anche Dragon Ball l'hanno fatto così. Veramente bello, ragazzi, ve lo consiglio come gioco. Se trovate ancora la collector a 100€, ve la consiglio, perché comunque due belle statuazze così ci sono, quindi comunque una bella collector. E con questo, ragazzi, è tutto per quanto riguarda i recuperi. Non ci sono stati arrivi da parte delle varie case di Limited. In realtà avevo comprato un bel lotto di giochi da Red Art Games, però ho aspettato una settimana, non sono arrivati, quindi ormai li vedremo nella prossima settimana. Sono una decina di giochi, quindi comunque avrebbero fatto un bel numero, però non sono arrivati. Non mi è arrivato niente da Limited Run, niente da nessuna parte, tranne una Limited interessante che comunque avevo preso il mese scorso, ma che vedremo alla fine, perché è l'unica chicca del mese, poteva essere questa, ma quella è qualcosa di anche abbastanza interessante. Andiamo invece a vedere Retro Games, perché lì c'è qualcosa di particolare da vedere, quindi vai con Retro Games. Sì, ragazzi, questo mese finalmente c'è qualche Retro Games, però tra i Retro Games ci sono fortune e sfortune. Cominciamo con le sfortune, perché tutti i Retro Games che vedremo questo mese me li hanno regalati, però anche nei regali ci sono le sfighe, quindi cominciamo proprio dalle sfighe. Mi hanno regalato due giochi per Sega Mega Drive. Certo, non sono chissà che giochi, sono due giochi sportivi, due giochi di calcio, però sono regali, quindi sono sempre buoni. Eccoli qua, due giochi di calcio, di cui adesso parleremo di una cosa interessante che riguarda il Mega Drive, ma vediamoli uno per uno. Il primo è questo World Cup Italia 90, gioco di calcio che uscì proprio in occasione dei mondiali di Italia 90, e fu allora che io comprai la prima console. Volevo prendere un Sega Mega Drive, ma costava quasi il doppio a quei tempi, e quindi mi dovetti accontentare di un Sega Master System, edizione speciale tra l'altro Italia 90, con il regalo anche lì un gioco di calcio che però non era World Cup Italia 90, ma era World Soccer. Non so perché fatto così, comunque c'era World Soccer dentro. E pazienza, però su Mega Drive usciva questa, quest'altro gioco, World Cup Italia 90, che è un gioco di calcio con visuale dall'alto in stile kick-off, niente di eccezionale. C'erano tutte le squadre appunto che parteciparono ai mondiali d'Italia 90, niente di che come gioco. In realtà il gioco ce l'ho già, e questa è la sfiga, il gioco ce l'ho già, però questo è il mio. Quello che mi hanno regalato era messo in condizioni migliori, questo c'ha la scatola rovinata qui, tagliata qua, anche dentro si chiude su se stessa la scatola, quindi non è proprio messa bene bene bene, però è un regalo e va bene lo stesso. Il secondo regalo che mi hanno fatto è un altro gioco per Mega Drive, un altro gioco di calcio ma molto più interessante, ovvero Fever Pitch Soccer. Questo gioco di calcio uscì sotto etichetta US Gold, si poteva utilizzare il pad a 6 pulsanti, perché questo gioco aveva di particolare il fatto che i giocatori, diciamo, avevano delle specie di superpoteri, chi aveva il super tiro, chi riusciva a prendere la palla meglio degli altri. Gioco carino, grafica isometrica in stile FIFA di quei tempi, anche fatta molto bene, belle animazioni. Questo sì che era un bel gioco, però anche questo ce l'ho già, anche questo c'ha una bella scatola proprio nuova, quindi questa la posso almeno riutilizzare. Quello che io è messo nelle stesse condizioni, quindi come nuovo, all'interno anche qui c'è tutto, libretto e tutto. E cosa vi volevo far vedere? Vi volevo far vedere la differenza dei giochi Mega Drive, diciamo, di vecchia generazione e di nuova generazione. Infatti le copertine, come vedete, sono completamente diverse, non solo
per quanto riguarda la grafica in sé, ma anche proprio come sono fatte, perché le vecchie generazioni avevano il disegno del gioco con qui sotto questa parte nera dove veniva scritto il titolo, la marca, poi ogni casa faceva qualcosa di diverso, chi faceva andare il disegno fino a sotto, chi metteva delle strisce laterali, insomma ognuno in modo diverso, diciamo che la maggior parte erano fatte così. Lateralmente erano tutte, anche dietro, nere con questi quadretti bianchi, con la scritta Sega Mega Drive fatta così, con una specie di contorno ovale, la scritta Sega in un ovale superiore, e sul retro c'erano sempre quattro immagini con le descrizioni del gioco in varie lingue. E qui sotto a volte c'era scritto con quanti giocatori si poteva giocare, il codice a barre, ed erano fatte tutte così e mi piacevano un sacco. Poi hanno cambiato lo stile e hanno fatte un po' più moderne, diciamo, con questa barra laterale in blu con dei puntini, quindi è blu a pua con i puntini azzurri. Qui sotto sempre la marca, infatti la barra continuava come se fosse un rimpicciolimento del disegno del gioco all'interno di questa barra, in queste due barre laterali. Il retro era sempre in blu con la scritta Mega Drive diversa, lo stesso stile di scrittura di quella vecchia, però senza il contorno, senza la scritta Sega, che è effettivamente più moderna. E il retro anche qui fatto come la parte davanti, sempre con queste barre laterali blu, a volte era tutto blu, non erano più quattro disegni ma erano tutti diversi, disegni sparsi, anche qui un po' più moderno. C'era il bollino che ti diceva quale età potevi giocare. E insomma, erano più moderne. E in più, cosa c'era di particolare? Qui non si vede, ma c'era una linguetta per appenderlo il gioco. E questa linguetta stava sempre rialzata e a volte dava fastidio. In quelli nuovi la linguetta c'è sempre, eccola qua. La linguetta c'è, però c'è la possibilità di incastrarla, c'è un gancino che lo tiene incastrato e quindi vi dà la possibilità di metterla così come se non ci fosse. Questa è sicuramente una bellissima cosa, quindi diciamo che le scatole sono fatte sicuramente meglio, anche se a me piaceva di più lo stile vecchio, avrebbe dovuto fare una fusione e per me sarebbe stato molto meglio. Comunque, questo è un particolare dei giochi Mega Drive, andrebbe fatto vedere lo stile per esempio di Electronic Arts, che era ancora diverso, o quello di Codemaster, dove addirittura le cartucce erano diverse sia sulle elettroniche. Ma questo magari un giorno lo vediamo un'altra volta questa cosa. Per ora vi ho fatto notare questa cosa interessante dei giochi del Sega Mega Drive, che è una delle mie console preferite. Comunque, mi hanno regalato questi due giochi, ce li ho già. Vabbè, va bene lo stesso, se qualcuno interessa, no? Sono qua. E passiamo al pezzo forte che mi hanno regalato anche questo mese, e qui sotto è bello pesante, quindi andiamo a prenderlo un pezzo alla volta. Cominciamo da la case, eccolo qua, pesantissimo ragazzi, questo niente di meno che un vecchio 286, un vecchio computer. Io ho cominciato con un 486, quindi un paio di generazioni dopo. Qui non c'è nemmeno l'hard disk all'interno, funziona con i floppy disk, con l'MS-DOS, veramente un qualcosa di vecchiotto che mi fa tornare in mente tanti ricordi. Infatti mio zio aveva un Amstrad. Questo è un Olivetti M29030, non difficile da trovare, un po' più difficile la versione dove non c'è la M o dove non c'è il barra 30, erano molto più difficili da trovare, questo era più facile da trovare. Insieme al computer naturalmente mi hanno dato anche la tastiera, devo dire tenuta abbastanza bene, eccola qua la tastiera per poter utilizzare questo computer. Non c'era il mouse, però ho un vecchio mouse che ci funziona altrettanto bene. Strano che questo computer utilizzava i connettori un po' più moderni, che tra l'altro si usano ancora in molti dei computer attuali. Quelli più vecchi erano più grandi, forse questa è una versione modernizzata. L'ho provato, l'ho acceso, ma non ho MS-DOS, quindi non ho potuto fare niente. Comunque, veramente un bellissimo pezzo d'antiquariato che lo vado ad aggiungere alla mia collezione. Il mio 486 purtroppo è andato perso, anche perché non era un qualcosa tipo questo, tipo un Amstrad o un IBM, diciamo già montato, era una specie di assemblato, quindi non è che avesse lo stesso valore di uno di questi. Però sono contento di aver recuperato qualcosa di simile, specie un Olivetti, perché sicuramente col tempo potrebbe acquisire un po' di valore. Che dire,
mi pare che abbia un 8 megabyte di RAM o 16, ora non ricordo bene, non ha l'hard disk, se ce l'aveva gliel'hanno tolto, insomma non è un grandissimo computer, però sicuramente ho giocato a tanti bellissimi giochi ai tempi, ricordo Abrams Tank oppure Leisure Suit Larry, ho giocato sull'Amstrad di mio zio, però è praticamente uguale, veramente tanti bellissimi ricordi. E insieme a questo bellissimo computer mi hanno dato anche un bellissimo monitor, ma molto più particolare. Oh madonna! Eccolo qui, pesa tantissimo. Cosa di particolare? Questo è un monitor della Commodore. Mi pare che si chiami 14.003. Avevo già un monitor Commodore per collegarci l'Amiga 500, però era difettoso, quando lo accendevo ogni tanto si spegneva. Questo è più moderno, anche se tutto ingiallito, quell'altro è un po' più bianco. Però questo è sicuramente un bellissimo pezzo, ragazzi, sono contento, c'è tutti i cavi qui sotto, non c'è bisogno di niente, bisogna solo collegare i cavi alla corrente, collegarli al computer o all'Amiga e poterci giocare a colori. Veramente questo è un bellissimo pezzo, sono contento che me li abbiano regalato, ringrazio il signore che me li ha dati, perché è un signore, è il padre di un mio amico. Mi ha fatto questo bellissimo regalo, mi ha chiamato e ha detto: ho un computer vecchio, ti servono i pezzi di ricambio, vediamo che cos'è. Poi quando ho visto il monitor della Commodore ho detto: va benissimo, lo prendo, grazie mille, sono contento di questo regalo. Per fortuna mi hanno fatto questo regalo, sennò questo mese, come avete visto, non c'è un granché. Ma con questo è tutto per quanto riguarda i retro games, non ci sono extra, andiamo direttamente alla chicca e vediamo che cosa mi è arrivato. Vai con la chicca. Ragazzi, sto sudando perché qui nella mia stanza ci saranno forse 50 gradi e giustamente si suda. Ma non perdiamo tempo, vediamo la chicca, vediamo di cosa si tratta. È un gioco per Nintendo 3DS, quindi anche un retro games, ed è una limited edition, è la limited edition di Shockwave Hawaii. La limited edition che, oltre al gioco su Nintendo 3DS in versione americana, contiene questa bellissima action figure di uno dei protagonisti, il CEO, che ha il suo bel bazookone. Questo è praticamente un gioco in stile vecchio GTA, i primi capitoli di GTA con visuale dall'alto, dove voi andate a rubare le macchine, se non volete fare le missioni prendete una macchina, andate in giro, fate quel cavolo che volete, proprio come in GTA. Veramente un bellissimo gioco, ho già la versione per Nintendo Wii PAL, ho la versione per PlayStation 3, ma mi mancava la versione 3DS. E quando hanno messo gli sconti e ho visto che potevo prendere questa bellissima limited a poco prezzo, infatti l'ho pagata solo con tutta l'espedizione 60 euro, veramente ottimo, perché costava 100 mi pare appena è uscita, 60 euro con tutte le spedizioni. Non l'ho presa direttamente dal sito di VBlank, infatti il gioco è prodotto da VBlank, ma l'hanno messo in vendita dal sito di Roba Roba, che è una specie di catena che solitamente vende magliette e oggettistica e che però ha venduto i giochi di VBlank. Pensavo mi facessero pagare di più di spedizioni o di più di dogana, visto che è il sito americano, invece no, mi hanno fatto pagare mi pare solo intorno ai 6 euro, che il gioco costava 54 mi pare, più 6, siamo arrivati a 60 con il cambio in dollari. Veramente un bellissimo prezzo e tra l'altro mi è arrivata abbastanza velocemente, perché l'hanno spedita tardi, un mese dopo, però in una settimana mi è arrivata. Sono contento di aver preso questa bellissima limited edition, la vado ad aggiungere alle collector limited del 3DS, che non sono tantissime, tra l'altro la prima in americano, ne ho una giapponese e poi tutte le altre sono pari, però sono contento di questo. E con questo, ragazzi, mi dispiace per questa corta puntata, mi dispiace di avervi mostrato poche cose, ma questo mese è andato così. Il mese prossimo ci sarà un gioco del mese, finalmente, ci saranno tutti i giochi che mi arrivano da Red Art Games, speriamo di recuperare qualcos'altro e speriamo che mi mandano qualcuno delle centinaia di limited che ancora non mi hanno mandato. Con questo, ragazzi, è tutto, vado a farmi la doccia perché sono super sudato e alla prossima, ciao ciao! Quella che potrebbe... Purtroppo, ragazzi, questa è una di quelle puntate veramente... Cominciamo dai recuperi, perché ci sono dei recuperi...
Per fortuna gira almeno su Xbox Series X e PlayStation 4 Pro o su PlayStation 5 e Xbox, almeno su Xbox One X, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5 e X. All'interno di questo scatolone ci sono ben due. Che cazzo è? Ci sono ben. Oh! Personaggi che praticamente si sono. Non ci sono stati, diciamo, cazzo per gli uccelli, oh. Di particolare da vedere qui. Sì, ragazzi, questo mese ci sono un bel po' di retro games, quindi mi dovrei accontentare delle specie di super potere. E passiamo al pezzo forte. Questo è un Olivetti. Questo è un Olivetti M230. Sì, vabbè. E insieme al. Dove cazzo è? Non lo collega. Poi quando ho visto il monitor della Commodore, ho detto. Acci! Al sito di che ancora non mi hanno mandato.